Benvenuti, benvenuti amici del team Factor Drivers. La seconda tappa, come sempre non sarò da solo, perché senza di lui non so stare. Ciao Francesco. Ciao Dario, buonasera a tutti. Siamo pronti per la Targa Florio 2.0. Tappa veramente molto difficile e molto più lunga rispetto a quella che era stata la PS1. Quindi stasera abbiamo Tommaso Coppola e Michele Falco e io cercherò di mettermi tra i due litiganti, anche se è molto molto difficile perché entrambi volano veramente. Tommaso Coppola e Michele Falco, due che vanno davvero forte. Esattamente, vi aspettiamo. Falco è in allineamento, partito. Michele Falco. Michele Falco ha letteralmente graffiato una parete. Gli manderemo i danni dopo. Sfruttando proprio tutto un strano. Tutto, qualsiasi cosa, sono un bordo su di lui. Tra poco passeremo su Michele Falco. Vado su Michele Falco mentre Tommaso fa l'ultimo tornante e adesso va giù per la collina. Andiamo su Falco che è all'incrocio. I colari stanno a chiudere in 6.56.400. Perfetto. Vedo Falco rispetto a Tommaso. È una macchina molto alta. Ha optato per un setup molto alto. E non so fino a che punto. Oddio. Lo vedo uscire molto forte. È fluido, sembra fluido, Fa strano vederla così alta. Un due ruote, attenzione. Un ambolo. On board, guardate cosa devono fare i ragazzi. Io sono su Tommaso Coppola che è in discesa a circa 300 km orari. Sì. Non ci arriva a 300, Ciccio. Un punto strettissimo. Falco continua ad aggredire i cordoli come se non ci fosse un domani. Esce veramente forte, sembra quasi incollato alla strada, forse questa altezza lo aiuta. Toccatina. Tommaso a che punto è? Tommaso è già nella discesa. Tommaso è in discesa. Vediamo gli ultimi tornanti e poi andiamo da Tommaso, lo seguiamo fino all'arrivo. E quando sarà arrivato anche Michele Falco, a questo punto partirò anche io. Si vola, andiamo a vedere Michele Falco. Che tempo è nella fase di discesa. A questo punto questo assetto alto sta pagando, sembra pagare. Andremo a vedere in quanto Michele Falco riuscirà a chiudere la sua prova speciale, ma sembra che stia andando abbastanza bene. Dall'onboard lo vedo piuttosto fluido, preciso negli inserimenti. Sì, molto. Ha anche un buon bilanciamento di frenata perché non va lungo praticamente mai. Esatto. Nonostante freni a qualche centimetro da una curva, dalle curve. Falco sta affrontando l'ultimo pezzo del tracciato. Sì, tra poco c'è il penultimo tornante destro, seguito dal tornante sinistro. Che rappresenta la fine della speciale. È un po' come quando Fantozzi vede San Pietro sulla traversa della porta. Esatto. Che vuol dire che la sofferenza sta finendo. Ecco qua, abbiamo il tornante destro. E suona anche il clacson. Io prospetto meno di 6.10. Andiamo a vedere Falco in quanto arriva. 14 0,52 6,14 non paga 4,33. E adesso ci sarà la battaglia Coppola Falco
Vediamo. Un secondo e tre, un secondo e quattro. Vediamo chi la spunterà. Falco è partito? Sì. Allora seguiamo lui, vediamo un po' e poi ci sposteremo di nuovo su Tommaso. Sfrutta anche l'erba del vicino che si sa è sempre più buona. Fammi sapere se è possibile inquadrare Tonino, magari lo inquadreremo tra poco. Al momento non riscontro lag, però conviene secondo me. Allora restiamo sul palco all'inseguimento di Tommaso Coppola. Sembra uscire dalle curve a una velocità spropositata. Che bello andare, andiamo a vedere on board. Sembra quasi sui binari, però prima non ha pagato. Vediamo se in questa seconda manche il suo setup pagherà. Attenzione, bacino al guardrail col sederino, disegna un tondo perfetto. Falco si è avvicinato, Falco inizia fase tornanti. Tonino chiude in 7.05.144. ottimo tempo. Falco inizia ad aggredire i tornanti, cerca di rosicare ogni millesimo che può. Vedete il volante come fa, sicuramente non sarà riposato alla fine. Sembra abbia 24 mani il pianista sull'oceano. Un po' larghino, non so se questo setup stia pagando, forse perché mi fa un po' impressione vederla così alta. non so, non so se riuscirei. Fammi sapere Tommaso quando è al penultimo tornante, ok, così vediamo subito se si migliora o piccolo errore di Falco, sicuramente qualche decimo lo ha perso. Cercherà il tutto e per tutto di recuperare. Che guida, signori, che guida. Traverso e inizia la fase di discesa per Falco. Ultima curva per Tommaso. 6:10.853. Che tempo! Me lo sono seguito tutto a Tommaso. Andiamo su Falco, che adesso ha un brutto compito. Quello di recuperare 4 secondi. Da operare. 4 secondi. Sì. Sì. Adesso sì, fanno un po' per uno. 4 secondi sul groppone. Vediamo ormai tentare tutto e per tutto. Ha fatto qualche sbavatura nel misto stretto. Vediamo un po' cosa riuscirà. Come riuscirà a chiudere questa tappa. Sentiamo violentare quasi il cambio. Dammi di più. Che bello vedere queste delte violentate. È giusto, sono macchine che vanno trattate male. Più le tratti male, più loro ti fanno godere. Non siamo in fascia protetta, lo possiamo dire. Esatto. Frega della fascia protetta e soprattutto della protezione delle sue gomme dall'asfalto. Ultima curva per Falco, attenzione, vediamo se ci stupirà con effetti speciali. Oh my god, wow. Oh my god, 6:09.642, come ha fatto? I can't believe it. Sì, I can't believe it. 6:09. Non ci si crede, è fantastico il tempo di Falco. Quando sembrava, tra virgolette, tutto per tutto, e ci butti fuori un tempone del genere, io alzo le mani, signori. Nulla da dire, chapeau. Fare qualcosa di impensabile, bravissimo. Falco non c'è stato.
l'ha fatta pagare a Tommaso, gli ha tornato il favore, tanta tanta roba. Ciccio, dimmi qualcosa, una tua, un commento a caldo su questi tempi. Devo dire che Falco ha veramente fatto qualcosa di impensabile, perché Tommaso aveva limato. Eh sì. Aveva limato di brutto. Come? Sì, sì. Quindi Falco ci ha veramente spiazzati. Allora, questa seconda prova si conclude. Appuntamento al 27 di febbraio, per il rally di Sardegna. E si salterà parecchio, signori. Quindi con questa notizia bomba, noi vi diamo appuntamento tra 2 settimane. E quindi buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie a tutti. Ciao. Ciao, grazie.